Buon pomeriggio a tutti gli amici collegati su YouTube, la voce del vostro Tony Parise che vi parla dal Palalino Maragliano per la diretta della Serie B1 femminile Girone C. 21esima giornata che vede contro la Rimonte Progetti Volley Genova contro il Volley 2001 Garlasco. Andiamo a leggere il roster delle due formazioni, iniziando con la squadra ospite del Garlasco, composta da col numero 3 Francesca Borelli, col numero 4 Viviana Angeleri, col numero 5 Cecilia Gagliano, col numero 6 Elena Negri, col numero 7 Matilde Gallina, col numero 8 Federica Favaretto, col numero 10 Alena De Martino, col numero 11 Beatrice Badini, col numero 12 Natalia Montesani, col numero 14 Beatrice Giroldi, col numero 9 Arianna Lombardi, col numero 17 Alexandra Ramparini, col numero 21 Laura Baggi, col numero 15 Ambra Milanesi, primo allenatore Stefano Mattioli, secondo allenatore Ambra Milanesi. Andiamo a leggere invece quello che è il roster per la squadra di casa della Rimonte Progetti Volley Genova, con il numero 1 Gaia Stagnaro, con il numero 2 Sara Gotti, con il numero 3 Chiara Fabrini, con il numero 5 Martina Pirro, con il numero 7 Giulia Piccardi, con il numero 8 Giulia Taddei, con il numero 9 Alice Pieri, con il numero 11 Maddalena Fossa, con il numero 13 Chiara Poggi, con il numero 14 Silvia Bulla, con il numero 15 capitana Carlotta Rizzetto, con il numero 17 Ambra Treviso, con il numero 18 Sara Allegri. In panchina primo allenatore Matteo Zanoni, secondo allenatore Paolo Corrani. Ricordiamo che l'incontro sarà diretto dal primo arbitro Giada Alessandra Fiori del Comitato Territoriale Pennino Toscano e il secondo arbitro Alessandro De Martini del Comitato Territoriale Basso Tirreno. È quasi tutto pronto, come vedete le squadre sono al bordo campo ad aspettare la chiamata degli arbitri e dello starting six iniziale. Come sentite anche oggi qui il Palalino Maragliano è una bolgia con i tifosi del Garlasco e i tifosi della Rimont, muniti di tamburi e trombe, pronti a farsi sentire per questo match. Inizia lo starting six, parte con il numero 3 Francesca Borrelli, il Garlasco, poi con la numero 7 Matilde Gallina, con la numero 8 Federica Favaretto, con la numero 11 Beatrice Badini, con la numero 14 Beatrice Giroldi, con l'ultima giocatrice che ci sembra con il numero 21 Laura Baggi, il libero con il numero 4 Viviana Angeleri. Ed ecco il start six della Rimont con il numero 2 Sara Gotti, con il numero 5 Martina Pirro, con il numero 7 Giulia Piccardi, con il numero 9 Alice Vieri, con il numero 13 Chiara Poggi e con il numero 15 la capitana Carlotta Rissetto. È pronta anche a subentrare il libero 1 con il numero 14 Silvia Bulla. Quindi è quasi tutto pronto, vedete il Garlasco già in campo, la Rimont sta prendendo posto nel campo alla sinistra del vostro schermo, vediamo le ragazze della Rimont in completo nero e arancio, mentre le ragazze del Garlasco in completo nero verde. Partita importante, delicata per le ragazze della Rimont. Come sentite i tifosi del Garlasco attaniti. Servizio nelle mani però delle ragazze della Rimont Progetto in Volley Genova. La prima palla nelle mani di Martina Pirro al servizio. Tutto è pronto in quel di Genova, questa bellissima giornata di sole, temperatura esterna intorno ai 20 gradi, oggi pensate una giornata molto primaverile. Pronti via, si comincia, Martina Pirro al servizio. Bene flottante, ma riceve bene altrettanto il libero, subito il primo muro da parte di Vieri sulla centrale della ragazza di Garlasco. Entra Bulla ad alzare i magheri per il primo attacco di Rissetto, ottima la difesa del libero di Garlasco. Attacco di fuori mano, difende ancora Pirro, arriva Bulla, ancora per la capitana Rissetto. Benissimo Carlotta, questa sbracciata a cercare il diagonale stretto. Attacca bene, ma nulla può la capitana del Garlasco Favaretto in questo tentativo di difesa.
il primo punto del set e del match è per le ragazze di Genova. 1-0 Rimont e ancora Pirlo al servizio. Bene, ancora la ricezione del libero, palla fuori mano, c'è ancora al muro da parte di Rissetto a stoppare immediatamente l'attacco da posto 2 per la Viviana Angele. No, scusate, era la numero 7 che ha attaccato Matilde Gallina. Ancora Pirro che cerca lì il libero, però questa volta la mette in difficoltà. Gallina piazza la palla, difendiamo bene sempre con Pirro. Palla per il pallonetto da parte di Gotti. Questa palla alzata da Picche in 0-2, arriva Sara Gotti con una palla spazzolata che cade appena dietro il muro e conquista il terzo punto. 3-0 per le ragazze di Genova. Ancora Pirro al servizio, vediamo se batterà ancora lì sulla penetrazione da 1, eccola lì di fatti. Bene, questa volta la ricezione, palla alta in 4, attacco forte della capitana Pavaretto. Tocca a Pirro in difesa ma non riesce a recuperare la palla, punto per il Garlasco, 3-1. Salto per Garlasco ma termina fuori la battuta della numero 7 Gallina. Un top spin forte, servizio lungo linea, ma la palla girata troppo è finita out per il punto del 4-1. Al servizio ora Alice Bobovieri. Seconda linea la palleggiatrice per Garlasco, 3 attacchi a disposizione. Bene la palla alta in 4 ma c'è il muro che tiene qua con Gotti. Out l'attacco di Garlasco, non c'è il tocco di nessuno. Punto numero 5. Iniziamo bene con il fondamentale del muro. Qua sulle mani Gotti e Poggi, come piace a me, come l'ho sempre chiamato. Poggi, Gotti e Rissetto, la prima linea da muro, quella che mi piace di più. Sulle mani, ancora una volta. Ancora palla in 2, arriva l'attacco forte questa volta di Pavaretto. 5-2 il punteggio, la palla nelle mani di Beatrice Badini, uno dei due centrali al servizio. La nostra palleggiatrice parte da una più 5, anche noi ci troviamo con i 3 attacchi. Vediamo dove si arriva il centrale di Garlasco. Pirro, bene la ricezione, ancora Gotti, la palla di Gotti è toccata dal nastro e dal muro, cade nel campo di Garlasco e ci regala il sesto punto. E quindi ora al servizio proprio lei, Sara Gotti, sul 6-2. Ecco il servizio di Gotti, bello teso, ma non c'è niente. Finisce out la palla servita da Sara. Ora al servizio la capitana Federica Pavaretto. 6-3 il punteggio in questo momento, Pavaretto che serve. Bene Flottanti, bene Pirro ancora, palla per Poggi, pallonetto, difendono loro, arriva dalla seconda linea il pallonetto ma Bulla c'ha e lì, palla per Gotti da 1, tira forte Gotti, sulle mani però del muro piazzato da parte di Maggi. Punto del 6-4, murata Gotti dalla seconda linea. E ancora il servizio nelle mani di Garlasco, sempre con la numero 8 Favaretto, la capitana delle ragazze in nero-verde. Ancora Pirro in ricezione, parla per Rissetto. C'è il tocco del muro, segnalato dal secondo arbitro, anzi la palla addirittura è indicata dentro da parte del primo. Il secondo si sfregava le mani, il primo ha indicato direttamente il pallone in campo, 7-4 e Rissetto al servizio.
Bene il servizio di Rissetto, Poggi di prima intenzione, non riesce a chiuderla, Pirlo di prima intenzione, ancora però la difesa di Bacci, provano un attacco dalla seconda linea, la palla difficilissima arrivava da dietro per Pavaretto che la chiude in mezzo alla rete regalandoci il punto del 9-4. Ancora Rissetto che serve, 8-4 scusate il punteggio, si è fatto prendere, ho aggiunto un punto in più. Baggi riceve così e così, ora se la va ad attaccare, bene la difesa di Rissetto, Pirlo in qualche modo la appoggia di là, difendono loro con il libero, palla alzata dalla seconda linea e 6, c'è ancora Mulla che tiene la palla, la difende, la tiene in buona picche, la mandiamo di là però in bagger, attaccano loro in questo pallonetto da 3. Dove Chiara Poggi non riesce ad arrivare a difendere sul pallonetto del centrale di Carlasco e c'è il punto dell'8-5 e serve Baggi. Servizio con i piedi per terra, bene Bulla, Pirro arriva, spinge un pallonetto, difendono ancora loro, palla di seconda intenzione, Poggi riesce questa volta a intervenire, palla alta in 4, spinta in pallonetto, Rissetto c'è e Pirro all'attacco. Bene questa palla rigiocata dalla nostra schiacciatrice Martina Pirro, la zona 4, la sua zona, non perdona Martina da lì, 9-5. E la palla nelle mani di Poggi. Forza Chiara. Sulle mani ora Vieri. Due attacchi per Carlasco. Palleggiatore in prima linea. Vediamo dove deciderà da darla. In 6. Bella. Bella questa palla in 6. Schiacciata sulla diagonale lunga. E da parte della capitana, se non andiamo errati, ha schiacciato sì la numero 8, Pavaretto. Ora servono loro. Il servizio, anche lei con i piedi per terra, però viene la recensione di Rissetto, arriva da Uno Gotti. Picchia forte questa palla, tentativo estremo di recupero fino in fondo al campo da parte delle ragazze di Carlasco, ma nulla si può contro l'attacco forte da zona 1 della nostra opposta Saragotti. 10-6 il punteggio, Piccardi che va al servizio. Vediamo se cercherà di servire sul libero di Carlasco, dove servirà la nostra Piccardi. Sul libero, bene la ricezione, palla spinta in 4, tocco del nostro muro. Toccano Vieri a Gotti, ma non riusciamo a ritoccare la palla. 10-7. La numero 14 Beatrice Giroldi, la palleggiatrice appunto di Carlasco, che ora va a servire. Ecco Giroldi che si concentra, difficile con questo portello. Bene Bulla così e così in ricezione, appoggiamo la palla in bagger, entra la palleggiatrice, palla in posto 2, pallonetto, arriva Picche a difendere, palla alta di qua per Pirro, attacca Martina, difendono loro, ancora l'attacco di Carrasco da posto 2. Il culo di Gotti e Vieri questa volta non riescono a fermare l'attacco di Carrasco, 10-8 il punteggio. Sempre avanti noi di due lunghezze e ancora Giroldi al palleggio, al servizio, il palleggio al servizio. Bene ancora al servizio, ma bene anche la ricezione da parte di Rissetto. Poi c'è un fallo fischiato alla nostra Piccardi, un fallo di doppia fischiato dal primo arbitro, ricordiamo Alessandra Giada Fiori. Terzo servizio per Giroldi, vediamo come va a finire. Bene Bulla, facciamo noi con il pallonetto ancora una volta di Pirro, Beffardo dietro al muro, cade in perterrito questa palla, tentativo estremo di Angelieri di recuperare, ma nulla può. Pallonetto eseguito in maniera eccelsa, 11-9, ancora avanti noi, due lunghezze, forza Pirro al servizio.
una ricezione quasi a due del Garlasco. Vedete come sono disposte bene Pirlo sulla penetrazione, entra al palleggio, tiene a muro Vieri, giocano ancora loro da posto 2, tiene ancora posto 2 e c'è la palla dentro. Il muro finisce in campo, dice il secondo arbitro, molto vicino alla linea. A noi da qua sinceramente sembrava out, ma va bene così. Bene De Martini, avrà visto sicuramente meglio di noi perché è più vicino. 12-9 e ancora Pirlo che serve. Vediamo se serve ancora sulla penetrazione, sì, ancora lì. La palla aperta in zona 4, c'è il pallonetto, ci arriva Piche. Palla per Rissetto, spazzolata, ci arriva Baggi dall'altra parte in difesa, ancora l'attacco di Carlasco. Tira forte Pavaretto contro le mani del nostro muro. E conquista il cambio palla, il punto del 10-12. Ora il servizio Matite Gallina. Con il numero 7 per Carlasco. 10-12. Forte il servizio di Gallina, bene la ricezione di Pirro e altrettanto forte l'attacco di Poggi. La rigiochiamo, palla per Rissetto, la nostra capitana picchia sulle mani del muro scomposto di Carlasco e conquista il 13° punto. 13-10 e proprio lei adesso, Alice Bobochieri al servizio per le ragazze Rimont. Forza Alice, vediamo dove servirà, sono in P6 loro. Tre attacchi per Carlasco, bene il servizio di Vieri, in difficoltà arriva però la palleggiatrice, palla alta in due, tocca il muro, difende Picche, ci arriva Pirro, la alza, non arriva ad attaccare Gotti. Attaccano loro da sai con questa palla spazzolata, ancora bellissima difesa della nostra Picche, ancora loro però con Baggi, ci mette un braccio Vieri. Questa palla attaccata lunga, prova con un braccio a difendere Alice Bobochieri in zona 5, niente da fare, 13-11 e palla e servizio nelle mani di Carlasco con Beatrice Fadini. Vediamo Fadini dove servirà. Bene Pirro, palla per Gotti, tira, difende la palleggiatrice in zona 1, attaccano loro da 2, ma ermetico! Il nostro muro, là, così, sulle mani, Chiara Poggi. Insieme alla nostra capitana, dicono di no all'attacco da zona 2 di Federica Favaretto. Qui il piazzamento del nostro muro, siamo partiti bene, dicevamo, questo fondamentale. 14-11. Ora è Saragotti al servizio. P5 per Carlasco, tre attacchi sempre. Ottimo servizio di Gotti, Poggi non chiude. Ancora loro, Baggi fuori. Fuori. Vista dentro dall'arbitro già da Alessandra Fiori, questa palla a noi da qua è parsa fuori, valutatela voi con qualche replay da casa. 12-14, serve Carlasco con Favaretto. Viene Rissetto che poi se la va anche attaccare, però no, la colpisce male. Colpisce male la palla alla nostra capitana, spedendola abbondantemente fuori per il punto del 13-14. Una sola la lunghezza di vantaggio ora per le nostre ragazze. Favaretto al servizio. Bene ancora Rissetto che questa volta se la va a riattaccare, tiene il muro. Ancora Picche, ancora Rissetto, lungo linea, bellissimo questo attacco in parallela. Palla non forzata ma palla intelligente della nostra capitana sulla difesa di lungo linea, non riesce a tenere la difesa di Carlasco, ci regala il punto del 15-13. Ora Matteo Zanoni fa entrare al servizio Sara Allegri per dare un po' di respiro alla nostra capitana Carlotta Rissetto. 15-13 il punteggio al servizio di Allegri. Sono in P4 ora loro, due soli gli attacchi per Carlasco con
il centrale Borrelli e con la schiacciatrice Baggi, tutte e due da questa parte, sulle mani a muro, forza Chiara. Benissimo il servizio, palla direttamente out da parte del libero Angeneri. La palla termina out, 16-13, e Mattioli chiede un time out. Ci fermiamo un attimino anche noi. Eccoci di nuovo qua in diretta, sempre la voce del vostro Tony Parise che vi parla dal Pallolino Maragliano. Alessandro De Martini dal via alle squadre per tornare in campo dopo il time out. 16-13 il punteggio, Allegri al servizio. Vediamo dove e come deciderà di servire Sara, se cercherà ancora il libero in zona 1. Due attacchi, ricordiamo, per Garlasco, tutti e due qua davanti. Male la ricezione, palla alta in 4, Baggi ce l'appoggia in palleggio, Gotti appoggia bene, palla spinta per la nostra Pirro che gioca sulle mani del muro, arriva dalla seconda linea Allegri, ma c'è il muro da parte di Borrelli che capisce tutto, ferma il pallonetto di Sara Allegri per il punto del 14-16. Proprio Baggi ora che va a servizio. Viene Burla in ricezione, Martina Pirro tira forte sulle mani di Borrelli questa volta, che arriva tardi al raddoppio, le mani sono girate verso l'esterno del campo, la palla termina out, 17-14. Ed ecco che entra Giulia Taddei al servizio al posto di Chiara Poggi. Due attacchi ancora anche per Garlasco, palleggiatrice in prima linea. Borrelli e Gallina, le due schiacciatrici, con Gallina qua in 5. Vediamo se Taddei la manderà in fondo al campo per levare un attacco qua dal 4. Eccola lì, ci batte sopra, la mette in difficoltà, questa palla spintissima da parte della palleggiatrice, attaccata poi da Borrelli che la spedisce out. 18-14, allunghiamo il vantaggio, ancora Taddei al servizio, molto bene la sua prima esecuzione, vediamo se ancora una volta cercherà qua la zona 5. Molto bene, in difficoltà il servizio questa volta ancora di Taddei, bella la difesa di Allegri e poi l'attacco in parallela di Pirro e termina out, 18-15. C'è subito di nuovo il cambio, ritorna in campo Poggi, ma sostituita subito da Bulla per la ricezione. 18-15, servizio nelle mani di Borrelli. A posto, dice il segnapunti, ricordiamo la nostra Barbara Nicosia, e Alessandro Di Martino dà il segnale di via al primo arbitro. La ricezione di Pirro, il primo tempo di ieri. Palla un po' bassa, la manda di là come può Alice, difende ancora Bulla, ci arriva Allegri, viene la palla sulle mani del muro, in qualche modo difendono loro, palla attaccata dalla seconda linea, ancora Bulla c'è, arriva Picche, la alza, appoggio in Bayer, vediamo il muro adesso qua, bene invece la difesa Bulla ancora, Picche in qualche modo in 4, Picche a Pirro, rigiochiamo, palla in 6 per Allegri, l'appoggio dall'altra parte, Baggi difende, palla attaccata da zona 1, difende ancora Allegri, ci arriva Picche, la dà a Gotti, muro ancora delle ragazze di Garlasco, c'è la protesta del pubblico, difficile questo punto, ancora la deviazione del nostro muro, questa volta inprendibile la palla per Sara Allegri dopo il tocco del nostro muro, bella questa palla tesa, tirata e combattuta. 18-16, c'è il cambio anche per l'allenatore di Garlasco, esce con il numero 11 Badini ed entra con il numero 5
Gagliano. Cecilia Gagliano che entra al posto di Badini per il Garlasco e il servizio sempre nelle mani di Borrelli. 18-16 il punteggio. Sembra un po' provata in panchina Badini, non so se ha preso un colpo o che cosa. Servizio ancora di Garlasco, benissimo Allegri in ricezione, ottimo primo tempo di Allegri. Bellissima questa combinazione, palla nelle mani di Picche che cerca subito la nostra Bobo in primo tempo. 19-16, ben realizzato questo attacco anticipato di Alice Bobo Vier. Ora è proprio Picche al servizio, ancora loro con due attacchi, solo qua davanti, giocatrice in prima linea. Bene il servizio, altrettanto bene la ricezione, teniamo con il muro con Vieri, ancora qua in quattro il muro, non tocca. Tocca il nastro che mette fuori causa la difesa per il punto del 17-19. La palla ora nelle mani di della palleggiatrice Giroldi con il numero 14. Serve Giroldi direttamente in rete per il 20° punto per le ragazze di Genova, 20-17. Martina Pirro che serve. Bello su Baggi, va bene la ricezione di Baggi, l'attacco dal centro, difesa ancora da Pirro. Palla spedita alta in 4 dove prova una palla beffarda la nostra Mulla proprio a filo rete. Riescono in qualche modo ad alzare in 4. Pavaretto con un bellissimo pallonetto scritto in zona 1 con questa rete 18° punto per le ragazze in nero verde. Carrasco al servizio con la numero 7 Matilde Gallina. Vediamo come e dove servirà, siamo in P6 noi. Forte il servizio di Gallina, ma ci sono le mani di Bulla lì a dirgli subito di no. E ancora molto bene il primo tempo. Se la ricezione arriva dritta nelle mani di Picche, Picche non ha paura a giocare queste palle veloci con Picche, con la nostra Vieri. Ricordiamo, le ragazze giocano insieme ormai da quando sono bambine, quindi si capiscono e si trovano molto bene. 21-18 il servizio sempre per Alice Vieri. Bene il servizio, ma altrettanto bene la ricezione, arriva l'attacco da 4, non arriviamo a raddoppio con il muro Poggi e c'è il punto del 19-21. Bene questo attacco di Baggi che passa in mezzo al nostro muro. 21-19 la nuova entrata Cecilia Gagliano al suo primo servizio. Vediamo se servirà per noi. Benissimo Pirro, ancora palla buona, ora il primo tempo con Poggi, arriva però la difesa della palleggiatrice. C'è l'attacco ancora di Baggi, ancora un tocco del nostro muro. La palla poi termina out, 20-21, recuperano ancora una lunghezza. E c'è il time out di Zanoni che ferma tutto, respiriamo un attimo anche noi. A più tardi. Ed eccoci di nuovo in diretta dal Palalino Maragliano. 21-20. Cecilia Gagliano al servizio. Ricordiamo la ragazza subentrata al posto di Badini.
primo servizio buono per lei, vediamo se regge anche l'urto del secondo dopo il time out. Bene la ricezione di Allegri, picche! Prova una palla dietro difficilissima, Piccardi. Chiede scusa alle compagne per l'errore. 21 pari, ma vediamo se Gagliano ci restituisce il favore. Terzo servizio. Ah, Allegri. Vale la lateralizzazione di Allegri su questo ricezione. 21-22. Bene questa ragazza al servizio appena subentrata, Cecilia Gagliano. Vediamo, rientra in campo intanto Risetto al posto di Allegri, 22-21 per Garrasco in questo momento. Benissimo Risetto, Baggi due volte, tre volte, quattro volte. Palla per noi, la palla che rimane tra le mani di Baggi e la rete che prova a rigiocarla ma non riescono a rimandarla nel nostro campo. 22 pari, il servizio per Gotti. Ci vogliono tre punti qua adesso, forza Sara. Vediamo dove deciderà di servire, se cercherà ancora il libero. Benissimo il servizio di Gotti, piova a tenere una palla difficilissima dalla seconda linea. Ha provato il miracolo Giroldi su questa ricezione sul filo della rete, non riesce. 23-22 il punteggio, time out chiesto da Mattioli. Ci fermiamo un attimino anche noi. Nuovo in diretta, sempre la voce del vostro Tony Parise. Momenti cruciali di questo primo set, 23-22 per la Rimont. Sarà un po' Gotti al servizio. Benissimo ancora il servizio di Gotti, palla alzata in due, tocca il nostro muro, Gotti difende. Palla per Risetto, ottima la difesa, palla sulla rete, Poggi, ancora la difesa del loro libero. Baggi tocca il nostro muro, difende Risetto, palla dietro per Poggi, in qualche modo loro la rigiocano, palla per Gotti, punto! Sara Gotti da zona di 1, non perdona questa volta, punto del 24-22. Molto bene lo smistamento questa volta di Pick che libera l'attacco da zona 1 per Sara Gotti, 24-22. Forza Sara adesso, è il momento, lì tra 1 e 6 questa palla la voglio. Vediamo Sara al servizio, ottima questa volta il libero, palla da zona 5 addirittura attaccata, Risetto fa un miracolo, attacca da 6 Pirro, tocca loro muro, difendono in qualche modo, palla alta per Baggi in 4, ancora noi difendiamo, ottima la difesa, una mano di Pirro, in qualche modo Risetto la manda in fondo, c'è il Poggio in baghere, bene l'attacco adesso, forza, vai Poggi, niente, Risetto, tocca il doppio del muro, ma non è ancora Gotti, palla sul nastro questa volta per la nostra Sara. È arrivato in ritardo il centrale Amura, avete visto, è riuscito a indirizzare comunque la palla di Risetto nel nostro campo. 23-24 è il servizio che scotta nelle mani di Favaretto, la capitana, ma c'è il time out di Zainoni. Eccoci di nuovo qua dal pallalino maragliano, 23-24, tiratissimo questo primo set.
servizio nelle mani di Favaretto, la capitana di Garlasco. Vediamo come e dove deciderà di servire. Vediamo se ci fa un regalo del primo set. Il via dell'arbitro, time out di Zanoni. Niente, bene, comunque la ricezione, corre la picche, attacco di Rissetto, c'è il muro piazzato. Questa volta Borrelli arriva in tempo, mette le mani e realizza il punto del 24 pari. Ancora il servizio per Favaretto. La bolgia del pallamino maragliano, bene Pirro, ancora Rissetto, in qualche modo è libero. Poggi se la gioca a rete, ancora rigiochiamo noi, palla per Gotti, non riesce a attaccare. In qualche modo arriva libero ad alzare in quattro, arriva Baggi, sulle mani noi. Niente, bene la difesa di Rissetto, arriva anche Bulla, grande difesa. Rissetto! Carlotta Rissetto, bellissimo questo punto. Un intervento strepitoso della nostra Silvia Bulla in difesa. Ci tiene a galla, 25-24. Intelligentissima, andata a chiudere sulla chiusura del muro, è partita da in fondo al campo, è arrivata a difendere questa palla strepitosa la nostra Bulla. E 25-24, servizio per Rissetto. Due attacchi solo per Garlasco, sulle mani ora Poggi da questa parte. Attaccano loro, difende Gotti, arriva Picche, ancora Pirro, gioca, ancora arriva Bulla in qualche modo, la mandiamo di linebacker, difficile, si incartano un pochettino anche loro, palla dalla zona 6, c'è la difesa di Rissetto, ma non riusciamo ahimè a rigiocare, la palla finisce sul segno a punti elettronico, 25 pari, hanno deciso di farne venire un attacco cardiaco oggi, in questo primo set. Baggi al servizio, servirà flottante coi piedi per terra, forse noi con la ricezione, ah Poggi, Bulla in qualche modo la recuperiamo, la mandiamo di linebacker, sulle mani Poggi, sulle mani Chiara, niente, attacco out, attacco out, attacco out, attacco out, completamente out, l'attacco era completamente out l'attacco. Lo dà buono in campo, 26-25. Non ci voleva questa svista di Fiori. Fate qualche replay, rivedetevi voi il punto, ma da qua sembrava abbondantemente fuori. Palla ricevuta da Bulla. Pirro che l'attacca e questa volta il muro termina out. È lo stesso punto in cui ha picchiato la palla prima. 26 pari, siamo ancora lì. E noi al servizio con Chiara Poggi. Peccato, era un attacco che a noi da qua sembrava almeno fuori. C'è un riflesso della porta lì di uscita di sicurezza che può ingannare, ma c'era il secondo arbitro che sembrava più convinto della palla fuori che non il primo. Ottimo questo attacco veloce di Borrelli da posto 2. Conquista palla a Garlasco, vediamo che c'è il doppio cambio. Esce Borrelli ed entra Montesani. Ed esce la palleggiatrice con il numero 14 Giroldi ed entra con il numero 17, se non andiamo errato, Ramarini. ...27-26... una lunghezza per Garlasco, un punto a chiudere, alza il muro con il doppio cambio o comunque rimette i tre attacchi. La numero 12 al servizio, Montesani. 27-26... pestato nettamente la riga, l'ha visto l'arbitro, meno male. 27 pari, ottimo questo intervento di Giada Alessandra Fiori. E c'è di nuovo il cambio, subito velocemente, ritornano in campo le due sostitute di prima, quindi ritorna in campo con il 14 Giroldi al posto di Montesani e ritorna in campo l'opposta, sì. 27 pari, Piccardi al servizio.
Forza Giulia, regala Cunis. E nelle tue corde, in zona 1, tra 1 e 6. Tra Baggi e Angelieri. Lì la voglio, forza Giulia. Sulle mani, qua c'è una prima linea, dobbiamo tenere a muro, forza Gotti, qua in 4. Ma invece no, arriva fortissimo in diagonale Gallina. 28-27, bello questo attacco di Gallina. Nulla ha potuto nel nostro muro, nella nostra difesa. 28-27. Tiratissimo questo set, ora il servizio di Giroldi. Viene la risperata. Bravissima, risento, primo tempo di ieri. Primo tempo strepitoso ancora una volta, 28 pari. Brava Giulia, prendi coraggio, palla che scottava. Primo tempo strepitoso, palla nelle mani perché la ricezione è stata perfetta. E il primo tempo di ieri, 28 pari al servizio Pirro, là, sulla penetrazione, lo voglio, punto. In difficoltà la Ricci, palla alta in 4, arrivano loro, palla fuori questa volta da parte della capitana Favaretto. Andiamo avanti, 29-28. Ancora un punto là Martina. Una volta ste battute le chiamavamo TR, vediamo se rende ancora. Forza Martina. Ah, peccato. Era giusta, era bella. Ci ha provato a farla di nuovo lì. 29 pari. Il servizio ora nelle mani di Matilde Gallina. Tirantissimo questo primo set. Bene, Pirro ancora in ricezione, palla per Rissetto, bene ancora loro in difesa, palla per Baggi, tiene ancora la difesa con Rissetto, Pirro in qualche modo la alza, Rissetto la spazzola nell'altro campo, mettendo in difficoltà la difesa, poi c'è il tocco dell'asta e la palla fuori da parte di Baggi, ha tirato direttamente sull'asticella la giocatrice col numero 21 di Carlasco. 30-20 il punto per le ragazze Rimont. Alice Bobovieri al servizio, regalaci una gioia Alice, sulle mani qua, c'ho il muro mio preferito, Gotti Poggi, teniamola, teniamola ragazze, teniamola qua in 4, anzi no, di là in 2, tiene bene il muro, tocchiamo, difendiamo bene, palla per Rissetto che scotta, bene, libero, strepitoso in questa difesa, Gallina arriva dalla seconda linea, bellissimo questo attacco da 6 ancora. Nel momento cruciale Gallina non si fa pregare, picchia e conquista il punto del 30 pari. Anche dalla seconda linea, chiamata in causa dalla sua palleggiatrice. Senza paura, botta forte, 30 pari. Io sto ancora aspettando il punto di Gagliano qua. Oggi in qualche modo sulla palla appoggiata in bagger da parte delle nostre ragazze, palla facile, primo tempo. Conquistato bene il punto di 31-30 per Francesca Morelli. Ancora Cecilia Gagliano al servizio. 31-30, tiratissimo questo set. Punto su punto, e c'è l'ace. Arriva l'ace di Gagliano, servizio flottante davanti al Rissetto. 32-30, che peccato ragazzi, ma che set, che emozioni, che partita. Speriamo continuino così e di avere un po' più di fortuna nel secondo. Ci risentiamo fra poco. We'll be right back.
Allora eccoci di nuovo in diretta dal Paladino Maragliano per il campionato di Serie B1 femminile, girone C, 21esima giornata. Sempre la voce del vostro Tony Parise. Dopo un primo set tiratissimo portato a casa dal Garlasco, 32-30. Siamo pronti di nuovo in campo per riprovarci. Forza ragazze! Intanto cogliamo l'occasione per salutare tutti coloro che ci seguono da casa. Un saluto al nostro grande John Palmieri dal Bronx, che sicuramente ci sta guardando. Salutiamo anche tutti gli altri collegati in diretta su YouTube. Si ricomincia, secondo set, 0-0, palla nelle mani di Garlasco. Forza ragazze! Peccato il set precedente, siamo arrivati lì lì, ce la siamo giocata fino alla morte, direi, se si può dire. Palla nelle mani di Garlasco, ed è proprio Giroldi al servizio, la palesatrice di Garlasco. Subito Bulla in ricezione, palla alta per Gotti, 4, piazza Gotti, la palla out però. Ha provato questa piazzata lungo in fondo al campo la nostra Sara Gotti da zona 4. Niente da fare, il punto termina out, il primo punto del secondo set per Garlasco. Ha visto che il primo l'avevamo fatto noi nel primo set, avete visto com'è finita, speriamo bene al contrario. La palla per Pirro, da due Pirro non sbaglia. Ottima palla di P che arriva a Martina, la chiude in diagonale, punto dell'uno pari. Mi piacerebbe vedere subito un bel paio di muri da parte delle nostre ragazze. Line zona 4, tra gli attacchi ora per le ragazze di Garlasco. Pirro al servizio, bene questa volta il libero Giroldi, provano loro un primo tempo al giocato, al tacco di Rissetto sulle mani del muro piazzatissimo, e lo stop sulla schiacciata di Rissetto, 1-2 il punteggio. Il servizio nelle mani di Matilde Gallina, 2-1 Garlasco. Forza ragazze, serve Gallina, riceve bene Pirro, palla per Gotti, tocco del muro di Gagliano che alza in penna il pallone, mette fuori gioco la difesa di Garlasco sul punteggio di 2-2. Dice Bobo, vieni. Sarebbe da allungare subito, forza Alice, un paio di servizi fatti bene. Ottimo il primo, Eris Vieri, super Bobo, bellissimo questo servizio lungo linea, lascia andare la palla Gallina pensando e sperando che terminasse out, invece la palla è abbondantemente in campo, 3-2, ancora uno Alice, bello lì così, difficoltà ancora alla ricezione, palla alta in 4, Michel difende, però c'è il secondo arbitro che fischia l'invasione a Gotti. 3-3. Un'altra set punto a punto. Non so se le mie coronarie reggeranno. Gagliano Cecilia al servizio. 3-3. Subito bene la rice ragazze. Bene Pirro. Picche per Gotti che prova a piazzare questa palla. La stoppa troppo e la palla rimane nella rete per il punto del 4-3 Garlasco. Ora Rissetto che ora se la va a riattaccare. Così Carlotta, così, picchia forte, senza paura, 4-3. Tacco della nostra capitana dopo una ricezione un po' sbagliata, picche, le mette la palla alta in 4, prende la rincorsa, picchia forte, conquista il 4-3, ora Gotti al servizio, voglio un muro lì di Poggi, niente, invece toccano ancora una volta Rissetto appoggi sul colpo forte di Favaretto. Passa questa volta l'attacco della numero 8 di Garlasco tra le mani del nostro muro. 5-4,
Siamo con due attacchi ora noi. Prima linea per Picche. Vediamo se mi regala una gioia, Giulia. Bene Pirro. Bene Poggi. Punto per Chiara Poggi. Questo attacco da zona 2. Dalla spinta di Picche. Poggi arriva contro il muro a 1. Chiude in diagonale. 5 pari. Ora Carlotta Rissetto al servizio. Voglio un muro lì. Due attacchi per Carlasco. Si muovono un po' come vogliono in campo le ragazze di Carlasco. Il secondo arbitro lì è un po' dormito, secondo noi. Ancora Poggi da quella parte. Chiara Poggi. Ottima palla di Picche ancora una volta. 6-5 il punteggio. Rissetto, andiamo avanti, mettiamo la testa avanti noi. Due attacchi, P4 per Carlasco. Si muovono in anticipo, il secondo arbitro è lì, le guarda e non dice niente. Ancora loro adesso con questa palla attaccata da zona 2 da parte di Borrelli. 6 pari. Laura Baggi al servizio con il numero 21 per Carlasco. Tocca al nastro, ci arriva Bulla. Palla per Pirro, picchia, tiene Baggi. Palla ancora loro da zona 2. La palla di Poggi rimane dentro la rete del nostro campo. 7-6. Ci è arrivata Chiara ma era un po' staccata da rete. La palla rimane in campo da noi. 7-6. Una lunghezza di vantaggio per Carlasco. Viene Rissetti in ricezione. Ancora sbalata per Poggi. Dipende il libero. Arriva l'attacco di Baggi da 6, bellissima palla, prova l'intervento Conti, nulla da fare, 6-8, restiamo lì però, prendiamola subito, potrebbe regalarci una gioia a Baggi. Prima fortunata con il nastro, vediamo se ora ci regala un gioia, no, niente, bene la ricezione Rissetto, Pirro in qualche modo la manda di là, attaccano loro da 4, out ancora una volta l'attacco di Gallina questa volta. Gira la palla sulla parallela, Gallina la gira troppo, la palla termina out, provate a passare tra il muro e l'asticella, la palla esce, 8-7, Poggi al servizio. Due attacchi per Carlasco, tutti e due davanti, mi raccomando, sulle mani. Punto direttamente di Poggi. Non arriva questa volta Angeleri. Il libero di Carlasco che finora si sta ben comportando, questa volta non arriva, si fa cogliere impreparata dal servizio di Chiara Poggi per il punto dell'otto pari. Ancora noi, forza Chiara. Sulle mani Alice. Benissimo ancora il servizio di Poggi, altro punto in difficoltà su questo servizio teso della nostra centrale, il libero di Carlasco. 9-8, un punticino di vantaggio per le nostre ragazze, o un cambio palla. Ancora Chiara, ottima ancora, Baggi questa volta da una mano, palla alta in 4, Gallina, tocchiamo con il muro, difendiamo in qualche modo. La mandiamo di là. Attaccano loro questa volta. Bene eseguito la palla di Borrelli da zona 2. 9 pari. Punto a punto. Hanno deciso così oggi. Io non so se reggo fino alla fine. Proprio Francesca Borrelli dopo aver attaccato che va al servizio. È una poggia oggi. Errore di Borrelli, non ce l'aspettavamo, non abbiamo detto nulla, quindi è inutile che poi da casa ci incolpate che chiamiamo tutti i servizi sbagliati. Questa volta, come avete visto, non abbiamo detto nulla, ci ha pensato Borrelli. 10-9 e ora il servizio di Picche. Viene il servizio su Gallina e c'è il punto diretto di Martina Pirro che sale su a rete contro la palleggiatrice in prima linea e chiude il punto dell'11-9. Ora voglio un muro là. Due attacchi solo per Carlasco. Vorrei un muro là su Gallina.
È difficile da prendere, ma Gotti ce la può fare. Sulle mani, Sara. Dai, picche. Ottimo ancora il servizio su Gallina proprio. Arriva però l'attacco da 6, questa volta stoppato da Vieri. Grande Alice! Tiene il muro di Vieri sull'attacco da 6 di Favoretto. E c'è Mattioli che chiede subito il time out. Ci fermiamo un attimo anche noi. Ed ecco pronti, si ritorna in campo agli ordini del secondo arbitro Alessandro De Martini. 12-9 il punteggio. Siamo sempre noi al servizio con picche. Buoni due servizi di picche a mettere in difficoltà la ricezione in zona 5 di Gallina. Vediamo se ora picche cambierà zona o continuerà a battere lì in modo da avere un attacco solo per Garlasco. Ancora lì, Gallina ancora in difficoltà, ora la va a attaccare lei, palla spazzolata, difende Pirro, palla per Gotti, pallonetto, ci arrivano, sale Sara, ancora in una mano la difesa di cosa? Di Garlasco, arriva Gallina, nulla c'è, Pirro, Martina, bene ancora Baggi, ancora la palla, dietro attaccata, ci arriva Bulla, la rigiochiamo ancora, grande intervento del nostro libero, palla in 4, Gallina, la tocchiamo con il muro, la rigioca picche, palla su per Pirro, è caduta, Bulla la tiene, sembrava avesse toccato in terra noi questa palla, sembrava un colpo di controbalzo quello del libero di Garlasco, ancora loro da zona 6, Bulla è lì, ancora noi con Rissetto, ancora loro con la difesa, palla ancora per Gallina, il muro come volevo io, là, in zona 4, Gotti, Vieri, 13-9, fantastica questa azione, abbiamo visto due difese strepitose da parte delle nostre giocatrici, un recupero impressionante e una difesa bellissima, così che ne vogliamo, con tutto il cuore in campo, forza ragazze, Pirro, attaccato, Bulla difeso, tutto perfetto, brave così, andiamo avanti, ancora picche al servizio, ha tolto Gallina tanto o no? Sì, c'è stato il cambio, scusate, non ce ne siamo accorti, siamo fatti prendere dall'entusiasmo, è entrata una nuova giocatrice, non vediamo il numero, appena lo vediamo ve lo diciamo, Baggi questa volta in ricezione, così così, eccola lì con il numero 17 che attacca, ma c'è Rissetto, strepitosa, Pirro Martina, ancora loro in difesa, Baggi alta, in 4, toccano il nastro e contrattaccano loro, palla per Gotti, e c'è la difesa di Baggi, ma non riescono a recuperare questo pallone, è entrata intanto diciamo con il numero 17 Ravarini, Alexandra Ravarini al posto di Gallina, Matilde Gallina dopo due o tre ricezioni sbagliate, 14-9, abbiamo allungato un po', forza picche, tieni la palla, ancora lì, out questa volta, peccato, va bene, era buona, bisognava provarla, va bene così Giulia. Abbiamo allungato in questo turno di servizio, ora c'è la palleggiatrice di Garlasco a servire. Con il numero 14 Giroldi. Partiamo noi da più uno. Out l'attacco, il servizio di Giroldi. 15-10. Manteniamo il vantaggio. Ed è 5 le lunghezze di vantaggio, come 5 il numero della nostra Martina Pirro che va al servizio. Sulle mani Gotti, Vieri, Rissetto adesso, voglio un muro lì, ottimo il servizio di Pirro, Giroldi per la zona 4, eccolo il muro che arriva, non ci arriviamo però con Nick su questa palla, praticamente sotto la panchina, Giulia ha provato a infilarsi per recuperarla, ma non è riuscita in questo tentativo estremo, 15-11, ed è la nuova entrata, Ravarini al servizio con il numero 17, vediamo come servirà, fortissimo, che
porta, signori, il servizio di Ravarini. Una fucilata, un attacco prepotente dai 9 metri. Nulla può Rissetta, ha provato a metterci le braccia la nostra Carlotta, ma ha tirato veramente una palla fortissima. Vediamo quante ne riuscirà a fare così. Una sì, una seconda. Ci arriva Burla. Bellissimo con Vieri, l'attacco di Alice Vieri che inganna il muro a due, addirittura composto da Baggi e Gagliano. E c'è il punto del 16-12. Il servizio ora nelle mani di Vieri. Vediamo Vieri anche lei se cercherà Ravarino la nuova entrata con il servizio. Tra gli attacchi P6 per Garlasco. Eccola lì la cercata, in difficoltà di fatti, alta in 4 per Baggi, tocca al nostro muro. Era facile questa, si poteva prendere ragazzi. Palla che era sulle mani di Vieri, prova l'intervento Rissetto. Si ostacolano un po' le nostre due ragazze in difesa. 16-13 il punteggio. Ma si riprende subito adesso. Tre attacchi per noi. Piccati in P5. Benissimo Pirro. Palla alta per Gotti. Bene la difesa loro, però arriva di qua da noi la palla. Meglio quella palla lì. Rigiochiamo. Bravissime le ragazze, mandiamo la palla di là. Ci arriva però loro con questa bella combinazione. Pavaretto con il numero 8, se non sbagliamo, ha attaccato da posto 2. 16-14. Riprendono fiato anche i tifosi del Carlasco, accorciate le distanze. 16-14, sempre con il vantaggio Rivoli. E ora Gagliano ancora al servizio. Ottima Rissetto. Palla per Gotti, un po' staccata Giulia. Ancora arriva l'alzata in due, loro con il pallonetto. La palla che tocca le mani del nostro muro sul pallonetto di Favaretto. E cade lì in zona 3, dove non riesce ad arrivare nessuna delle nostre ragazze in difesa. 16-15, Saroni ferma tutto, ma respiriamo anche noi. Ed eccoci qua ancora in diretta, ancora la voce del vostro Tony Parise finché reggono le coronarie. 16-15. Il servizio sempre per Cecilia Gagliano. Oggi ha deciso di farmi star male. Avevamo qualche lunghezza di vantaggio, hanno recuperato le ragazze in nero verde. Ancora bene il servizio, Pirro di là in qualche modo, arriva loro però sporca la palla e c'è il fallo di doppia. Questa volta fischiato a Giroldi. Su una palla buttata di là semplice le abbiamo messe in difficoltà più che con degli attacchi micidiali. Ma va bene così, questa è la palla a volo femminile, ora il servizio Gotti. P5 ora per Garnasco, tre attacchi, vediamo dove servirà Sara. Prova su Baggi la lungolinea, corre la palleggiatrice, attacco da 4. Vediamo un altro tentativo estremo di difesa. Basta provarci, prima o poi ci si arriva. 16-17, brava Sara. Ancora loro al servizio con la capitana Favaretto. 16-17 in P4, due attacchi per noi, Rissetto Poggi. Forza Chiara. Bene la Rice, no! Punto regalato, non si intendono Pirro e Rissetto. La palla cade in mezzo, 17 pari. Peccato questo regalo. Noi adesso si riprende subito, forza ragazze. Bene Rissetto, in qualche modo la palla gli ritorna, la picchia. La piazza la lunga in 6 dove tenta la difesa Angelieri, nulla da fare. 18-17.
C'è di nuovo il cambio per Zanoni. Mette Allegri al servizio al posto della capitana Rissetto. Si è conquistata al punto del 18-17 e poi va a riposare un pochettino. Entra Sara Allegri. Vediamo dove servirà Sara. Sono loro con due attacchi ora solo lì davanti. Sulle mani Poggi, voglio un bel muro ora. Forza ragazze, fateci sognare. 18-17, riallunghiamo un pochettino. Bravissima Sara. Ancora loro lì da 4, come volevo io. Eccolo lì, tiene il muro. Rigiocano loro da 4 con Baggi. Tocca ancora Poggi. Ancora noi, palla per Pirro. Toccano loro col muro, difendono in qualche modo. Palla da 6. Strepi, cosa? Nulla da fare, bellissimo questo attacco di Ravarini da zona 6. Arriva con un impeto e una potenza su sta palla a tutto braccio questa ragazza. 18 pari, Baggi al servizio. Servizio flottante di Baggi, bene Allegri. La palla per Pirro, gira sulla diagonale, bravissima Martina. Palla difficile staccata, la giostra bene con tutta la sua manualità Martina Pirro e la mette sulla diagonale stretta dove l'intervento del libero Angelieri ci regala al punto del 19-18. Ora il servizio di Poggi. Vediamo se servirà in diagonale da 5-5. Eccola lì, una ricezione buona però male l'alzata e altrettanto male il tocco di Borrelli. 20-18, forza ragazzi, adesso Poggi due punti lì. Ancora due lì, forza Chiara, dai non sbagliare. Come vedete sono già là sul diagonale. È teso e forte il servizio di Chiara. Baggi in qualche modo, corre la palesatrice, palla alta in 4. Questa volta c'è la difesa di Gotti. Arriviamo noi, l'appoggiamo però in bagger. Sulle mani, sulle mani, sulle mani. Pirro, sulle mani così ci piace. Ancora palla piazzata sicuramente. Piazzata sì nella rete da parte di Ravarini. Quando tira, tira forte. Quando piazza, piazza in rete. 21-18 e time out di Mattioli. Ci fermiamo un attimo anche noi. Finale di questo secondo set 21-18, siamo con il nasino avanti di 3 punti. Servizio nelle mani di Poggi, tieni la Chiara, due attacchi solo per Garnasco. Vediamo se riusciamo a stampare un bel muro con Bobo lì così. Alice picchia forte, picchia forte, picchia forte Ravarini. Quando c'è da picchiare picchia forte Ravarini. Ottimo l'attacco di questa ragazza subentrata. Sembra una ragazza tra l'altro molto giovane. Ora il servizio con il numero 3 Borrelli. Bene Allegri, palla per Pirro, tocca il muro di Barrasco questa volta. A dire di no l'attacco della nostra Martina. 20-21, recuperano. Recuperano un punticino. Ancora il servizio Borrelli. Due attacchi per noi, Pirro Mieri. Una ricezione bella che voglio un primo tempo. E invece non serve. Ci regala direttamente il punto a Borrelli, servendo al centro della rete. 22-20 e ora vai picche. Come sai fare tu. 22-20. Servizio della nostra palleggiatrice. Vediamo se cercherà la zona 1. Ma pensiamo proprio di sì. Invece no, ci frega in quella parallela. Vediamo la palla arriva però ancora là. La bulla è lì questa volta. Andiamo di là la palla, in difficoltà loro. Arriva ancora la palla difficile. Oh,
tocca Gotti con le mani, ma non riesce a stoppare. Attacco di Ravarini. Peccato, 22-21, avevamo difeso bene con Bullo, non siamo riusciti a portarlo a casa. Servono loro ora con Giroldi, la palleggiatrice, 22-21 per noi. Bene Allegri, palla per Gotti, tira forte Sara, senza paura, palla sulla diagonale, non arriva la difesa di Ravarini questa volta, anzi no, scusate, era Favaretto la capitana. E c'è il cambio per Zanoni, entra con il numero 1 al servizio Gaia Stagnaro al posto di Martina Pirro, prende un po' fiato la nostra Martina, 23-21, forza Gaia, due servizi fatti bene come sai fare. 23-21, momento cruciale, voglio un muro là Gotti, un muro là in 4, un muro là in 4, ma male, male, male il servizio di Gaia, peccato. 23-22, ed è Ravarini ora che va a servirla, torna in prima linea Baggi, attenzione a questa sassata di Ravarini. Allegri, Pirro, Bulla, vediamo il servizio bomba di Ravarini, c'è Ace su Pirro, è una potenza questa ragazza subentrata, c'è il time out di Zanoni, ci perdiamo un attimo anche noi, 23 pari. Si ritorna in campo, si ritorna in diretta dal Paladino Baragliano e dalla sua bolgia di tamburi. Ravarini con il numero 17 su 23 pari al servizio. Ancora la bomba, ma c'è Bulla lì con le mani. Gotti! 24-23! Sara Gotti da posto 2. E arriva lei, guardatela, entra in campo con il numero 13 al posto di Bulla. Il centrale Chiara Poggi mi deve regalare la gioia dell'ultimo punto con un bel muro là, Gotti Poggi, viene in servizio Alice, ottimo, in qualche modo la giocano loro, palla difesa da Picche, palla alta per Gotti, eccolo lì, ah no, difende ancora libero, palla in 4 come dicevo io col muro, no, peccato, peccato, palla toccata e uscita, 24 pari, un altro finale così, 24-24 il servizio di Cecilia Tagliata. Vediamo dove batterà Gagliano. Bene la ricezione di Pirro, palla per Gotti ancora e c'è il tetto del Paladino Maragliano che ci regala il punto del 25-24. Forte l'attacco di Gotti, intercettato dalle ragazze di Carlasco, ma la palla finisce alta sul nostro altissimo soffitto. E la palla e il servizio nelle mani di Gotti. Un ace, ora Sara, qua, da 1-1, come piace a me. Sulle mani Poggi. Anche lì possiamo chiuderla con un bel muro, ma ci credo Gotti, ci credo. Eccolo lì. Male la ricezione, in qualche modo c'è il palleggio, mormora il pubblico. Arriva l'Allegri, tira, tocca il muro, riattaccano loro da 4, c'è Bulla. Picche, palla alta per Allegri sul nastro, Sara. Attacco di Allegri sul nastro. Cinque pari, Favaretto al servizio, ma
attentato, oggi un attentato questa partita alle vie coronali. Bulla alta per Allegri che gira sulla diagonale, Baci in qualche modo la difende, poi la va a attaccare, ma c'è il muro, gli picche, così, picche Poggi a murare questa palla decisiva, speriamo, 26-25, dai Saretta adesso. Se non l'ha chiusa Saragotti, me la chiude Sara Allegri, qua, corta, tra 1 e 5, tra 1 e 2, qua, la voglio qua, tra 1 e 2, corta, vai Sara, 26-25, non mi fate morire anche sto set, eccola lì, eccola lì, eccola lì, chiamata, servita, vinta, 27-25, si chiude questo secondo set, speriamo che il terzo vada meglio, perché così oggi ci lascio le penne. Ci rivediamo fra poco, vado a bere ragazzi, ciao, a più tardi! Ci siamo pronti per il terzo set dal pallolino maragliano, la voce del vostro Tony Parise dopo due set da Cardio Palma, ricordiamo 32-30 e 27-25, un altro così non so se lo reggo, forza ragazze, uno pari, pronti a ripartire con il servizio nelle mani di Martina Pirro. Bellissimo match, partita tiratissima, tamburi che suonano dall'inizio della partita, la mia voce che se ne va piano piano, si riparte 0-0, pronti via, eccolo qua, Martina Pirro, bene la ricezione, bene il primo tempo, rimane la palla però tra le mani di Vieri e la rete. Proviamo un intervento in extremis, lo riusciamo a difendere, 1-0, abbiamo visto però i primi due set che la squadra che fa il primo punto poi non lo porta a casa, quindi 0-1, speriamo sia di buon auspicio questa cosa, è ritornata tanto in campo Gallina,
suo servizio sulle mani di Rissetto, che riceve, arriva il pallonetto di Carlotta, difendono loro, palla alta in due, difendiamo noi con Pirro, ancora la palla per Rissetto, diagonale stretta, difende il libero, palla in quattro, tocca al nostro muro, rigiochiamo noi facile, palla alta per Gotti in due, pallonetto, difende ancora Angeleri, attacco poi, bellissimo, che sbracciata da capitano Favarito da zona 2, aggiusta questa palla sulla diagonale, 0-2 il punteggio, si portano avanti loro in questo terzo set. Gallina che serve, palla sul nastro e poi per terra davanti a Rissetto, fortunata in questa circostanza Gallina, 0-3. Ancora Gallina al servizio, forte questa volta, Bulla c'è, palla per Vieri, ancora quando la palla è giusta nelle mani di Pink, si velocizza il gioco, Vieri mette la palla per terra, 1-3, ancora Alice ora che va a servire. Forza ragazze, solo due le lunghezze di vantaggio, recuperiamo subito. Bene Vieri, non riescono loro, bravissima Carlotta. Rissetto sale su col palleggio in seconda linea. Spiazza tutte con questo colpo verso zona 4 e realizza il punto del 2-3. Ora voglio un muro qua. Forza Gotti. Gotti poggi sulle mani, voglio il muro qua. 4. La palla invece in due, questa volta la capitana Favaretto si chiude la palla nel nastro, bellissima quella pasta, questa palla spinta da Giroldi, arriva in corsa, apre tutto in zona 2, spiazza un pochettino il nostro muro, ma Giroldi, ma Favaretto se la chiude in rete, tre pari sul muro qua Gotti. Baggi in qualche modo, salta, tiene la palla, dalla zona 6 arriva Gallina. Palla in difficoltà, in mezzo tra 6 e 5, arriva Gallina dalla seconda linea, picchia forte, realizza il punto del 4-3, è ritornata in campo con il numero 7 Matilde. E c'è il servizio ora per Gagliano con il numero 5, Cecilia. Servizio su Rissetto in qualche modo, Gotti gliela ridà, sale Rissetto, picchia forte, non c'è il tocco, non c'è il tocco, palla out di Rissetto, 5-3, va bene così Carlotta, tira forte, non c'è problema, 3-5, ancora Gagliano al servizio, non ne ha sbagliato una questa ragazza, eh? Bene Pirro, ancora balta per Gotti sulle mani del muro e la palla out, e il punto del 4-5, restiamo attaccate, il servizio di Sara adesso sulle mani qua, forza Poggi, P6 per loro, tre attacchi, 4-5. Attenzione, c'è un intervento del secondo arbitro, non capiamo cosa vuole. Richiamato dalla segna punti Barbara Nicosia, il secondo arbitro interrompe il match. Non capiamo cosa sia successo, ma tutto a posto. Sembra tutto a posto, pronti a ripartire. 4-5, Gotti al servizio. Bene la ricezione, palla in primo tempo, Sara non ci arriva, o perlomeno tocca ma non riesce a rigiocare questa palla. 6-4, bellissima anche questa combinazione veloce questa volta per le ragazze di Garlaso. Al servizio ora con la capitana Favaretto.
Cavaretto in rete. È il secondo o terzo che sbaglia la giocatrice con il numero 8. Meno male che ogni tanto qualcheduna una gioia ce la regala. 5-6 e risetto al servizio. Forza Carlotta. Ora loro sono in P4 con due attacchi. Partono in anticipissimo. Palla in bagher alta per Baggi. Difendiamo noi. Ci arriva Picche. Palla per Pirro. Se la gioca Martina. Tocca al loro muro. Rigiocano loro. Spinta in 4 per Baggi. Palla buona. Ottimo questo attacco della giocatrice con il numero 21 di Carlasco. Bella palla tesa della sua palleggiatrice. 5-7. De Baggi che serve. Lottante, piedi per terra, risetto ci arriva. Picche alta per Gotti in 1. Spazzola Gotti, difendono bene loro. Bene Bulla in difesa, Gotti la tira su per Pirro. Piazza Martina, c'è Baggi là sul lungo linea, ancora loro dalla zona 1 e Gotti non riesce a difendere. Ottimo questo attacco dalla zona 1 della capitana Favaretto. Allungano loro, 8-5. Due attacchi per noi. Poggi Pirro in prima linea insieme a Piccardi, 8-5. Batte Baggi. Flottante, piedi per terra. Bene risetto, bene Poggi. Tocca il muro, rigiocano in qualche modo. Palla per l'attacco prepotente da posto 4 di Gallina. Bellissima sbracciata, il nostro muro non arriva. Palla toccata dalla difesa. 9-5, time out di Zanoni. Ci fermiamo un attimo anche noi. Torna in campo dopo il time out di Zanoni. 9-5 il punteggio. Allungato un po' Carlasco in questo terzo set. Baggi al servizio. Ottimo risetto. Pirro picchia forte Martina, così come piace a noi. 9-6, ripresa subito la palla. Ora voglio un paio di punti da parte di Chiaretta Poggi. Il giro come abbiamo visto prima sulla diagonale da 5 a 5. Vediamo se Gallina in questo momento riuscirà a servire, a ricevere meglio. Sempre in difficoltà. Se la va a attaccare alta in 4 però, e la spara fuori questa volta. La spara fuori, la colpisce male, si è visto proprio da qua. Palla sparata fuori da Gallina. In difficoltà su questa rotazione di ricezione sul servizio di Poggi. 9-7, recuperiamo un punticino. Vai Chiara. Benissimo invece ora la ricezione. Parla per Gallina. C'è Poggi che difende. Picche la tiene. E Gotti la manda di là in qualche modo. In qualche modo la rigiocano loro. Giochiamo noi. Che palla che ha tenuto Picche. Fantastica. Però la poggiamo facile di là e poi c'è il punto di seconda intenzione di Giroldi. D'astuzia Giroldi, la gira di prima intenzione. 10-7, peccato. Ha recuperato una palla finché insieme a Gotti, incredibile. 10-7 il punteggio al servizio loro con Borrelli. Benissimo la ricezione, eccolo là! Eccolo come si fa! Grande Picche! Bravissima Giulia, così ci piace. Mi ricordava i colpi di qualche vecchio palleggiatore qui della zona di Prato. Bravissima Giulia, 8-10. Ha reso pan per focaccia, come si dice a Genova, subito alla palleggiatrice di Carlasco.
Vieri ancora al servizio su Gallina, non chiude però a rete Vieri. Loro ancora in attacco con Gallina, che questa volta tocca il tasto. La palla Rissetto dice che la palla è passata fuori dall'asta, l'arbitro è lì, dice di no. 11-8. Servizio ora nelle mani della palleggiatrice di Carlasco, Giroldi. Bene Rissetto. Ieri per Pirro, attacca Pirro, si contrastano e si ostacolano in difesa. Pavaretto e Giroldi, e la palla è per noi. Sull'attacco di Pirro, 9-11. Pirro adesso al servizio. Voglio il muro qua, Sara. Muro qua, Sara Gotti, sulle mani. Su Favaretto. Lo attaccheranno, eccola lì. Eccolo lì, eccolo lì. Così Gotti. Chiesto, chiamato, arrivato. 10-11. Ancora uno. O qua con Gotti o di là con Rissetto. Di là abbiamo però che attacca Gallina. Sarà un po' più difficile se gli dà la palla bene. Ma vediamo come va questa ricezione. Gallina la riceve bene. Palla attesa e 7. Palla fuori di Gagliano. Ha provato questa palla 7 la palleggiatrice Giroldi. Non riuscita. 11 pari, time out di Mattioli. Ci fermiamo un secondo anche noi. Ripristinata la parità in questo terzo set. Il servizio di Martina Pirro, tiratissima questa partita. Stiamo venendo veramente un livello di pallavolo direi eccellente. 11 pari Martina Pirro. Vediamo se batterà ancora là su Gallina il libero in quella zona lì dove c'è la penetrazione. La cerca ma non la trova, ahimè. Termina out il servizio di Martina. La provata lunga quella zona di campo sul libero, ma termina out. 11-12 ed è proprio Gallina ora che va al servizio con il suo top spin in salto. Ottima Rissetto, la manda di là, la rigiochiamo in qualche modo. Bene così, palla out. Ah, peccato. Abbiamo recuperato un bel pallone, la lasciano andare le ragazze di Carlasco. E 13-11. Peccato non essere riusciti a mandarla in campo, potevamo rigiocarcela. Ora Gallina che serve ancora il suo attacco dai 9 metri, benissimo però la ricezione questa volta. Palla per Gotti che sfonda il muro di Baggi e conquista il punto del 12-13. Forza Picche, più su questa palla in due, forza, andiamo Giulia. Il servizio di Vieri, 12-13, in P6 loro. Tre attacchi per Gallasco, vediamo se serviremo qua su Baggio. Su Baggi, scusate. Eccolo lì, ricezione di Baggi, corre sui 3 metri, palla in 6 ancora. E arriva Gallina con questa palla tra 5 e 6. Non riusciamo a prendergli le misure né con la difesa né con il muro. 14-12. Una palla a mezza toccata tra 5 e 6, arriva Gallina dalla seconda linea. Messa sempre in terra finora. 12-14 e Gagliano al servizio. Bene Pirro, palla per Rossetto. Bene la difesa di Gallina, palla in 4 per Baggi. Bulla c'è ancora Carlotta, ancora Baggi che difende, palla dietro questa volta. Ottimo il colpo dietro di Favaretto, se non erriamo, esatto, con il numero 8, la capitana, si porta a casa questo attacco da zona 2 per il punteggio di 15-12. Allora ancora Carlasco di qualche lunghezza,
prenderla subito. Gagliano ancora che serve. In rete questa volta. Il primo forse errore di Gagliano. Abbiamo detto prima che ne ha sbagliati proprio poco, non aveva mai sbagliato, forse è stato il primo errore questo. 13-15, arriva in un buon momento per noi. Ora c'è Gotti. 13-15, due punti, forza chiara, sulle mani a muro. Voglio il muro di Poggi. Cerca il servizio lungo linea. Niente da fare, 13-16. Cambiando la zona di servizio si vede Mister Zanoni. La palla però sul lungo linea termina out. 13-16. E ora il servizio appunto Favaretto, la capitana opposta di Garnasco. Rissetto bene, primo tempo di Poggi, rigiochiamo dopo il muro, Bulla per Rissetto, picchia forte Carlotta, la ridipendono loro. Poggi alta per Rissetto, palla sulla parallela, toccata da muro e difesa. E c'è il punto del 16-14, brava Carlotta, forza così. Palla del 14-16, Zanoni chiede di nuovo il cambio, ritorna in campo Allegri al servizio. Vediamo Sara dove servirà. Abbiamo la palleggiatrice di Garlasco in P4, solo due gli attacchi, tutti e due qua da questa parte. Vediamo dove servirà Saretta. Ottimo il servizio di Allegri, Gallina riceve in qualche modo, alta la palla, poi attaccata, out. Attaccata, out questa volta da parte di Favaretto da zona 6. Questa mezza palla dalla seconda linea, riescono a combinarla, a giocarla molto bene. Questa volta però c'è l'errore da parte della numero 8, la capitana Federica Favaretto. Quando è costretta con i due attacchi giocano spesso questa palla. O Gallina o Favaretto tra 5 e 6. Vediamo ancora Allegri dove servirà Saretta, forza Sara. In rete il servizio di Allegri. 17-15, due lunghezze, siamo lì comunque. Forza ragazzi. Riprendiamola subito, siamo noi ora con i due attacchi. Pirlo Poggi. Maggi che serve. Flottante con i piedi per terra. Allegri in ricezione, palla per Gotti da zona 1, difendono loro con Maggi. Arriva Gallina, picchia forte ancora sulla parallela, ma la tira fuori abbondantemente questa volta. Dritta per dritta, gira ancora il colpo. La palla termina out, 16-17. C'è ancora il cambio di Zanoni. Taddei al servizio. Taddei da 5-5 qua su Gallina, dopo l'errore. Vediamo se riusciamo a prenderla un po' di sconforto. Vediamo se servirà qua la nostra giovane Giulia Taddei. Ricordiamo, con la squadra under 18 Giulia la settimana scorsa ha vinto il campionato territoriale provinciale. Molto bene Baggi però in ricezione, palla per Gallina e c'è il punto. Picchia forte Gallina, dobbiamo battere su di lei, levarla dall'attacco. Il servizio qua, ora va Borrelli a servire. 16-18. Tutto è pronto, è ritornata in campo Bulla per la ricezione al posto di Taddei. Servizio flottante, Pirro c'è, primo tempo ancora, bravissima Sara, bravissima Alice. Bene la ricezione di Pirro, ottima combinazione ancora in primo tempo, Pirro Vieri. 18-17. E ora è proprio picca al servizio. Vediamo se cerca Gallina qua in 5. Piccardi si concentra. Due attacchi per loro. Ah, sul nastro il servizio di Giulia, peccato. 19-17. Qualche regalino da parte delle nostre ragazze, ma
ci sono stati due errori in servizio anche da parte delle ragazze di Carlasco, 17-19, due di lunghezze, la palleggiatrice ora in seconda linea che serve Ciroldi, Bulla riceve, pallata per Gotti in 4, tira Sara, gira la palla al braccio ma non trova le mani del muro, palla alta dritta per dritta, 20-17, time out di Zanoni, ci fermiamo un attimo anche noi. Ecco che le due compagini tornano in campo agli ordini di Alessandro De Martino del Comitato Territoriale Tirreno. 20-17, tre lunghezze di vantaggio per Carlasco. Bisogna rigirarle, forza ragazze, prendere palla subito. Giroldi che serve. Bene Larice. Brava Allegri, arriva Picche, palla per Gotti. Benissimo questa palla di Picche per Gotti, il punto del 20-18. L'abbiamo ripresa, ora due punti a servizio, vai Pirro. Vediamo se batterà a corto davanti alla penetrazione come ha fatto prima. Oh, se cercherà di levare un attaccante qua. Tra 4 e 5. Serve lì, serve lì. Baggi va con le braccia davanti al libero Angelini e spedisce la palla in panchina, 19-20. Ora voglio il punto col muro qua a Gotti. Punto col muro con Sara Gotti qua per il 20 pari, forza. Invece no, la palla va attaccata di là. Non ci arriva Vieri, non ci arriva Picche. Ottimo il colpo di Gallina che si riconquista la palla e il servizio. 21-19, va proprio lei a battere. Proprio Gallina che si appresta a servire con il suo attacco dai 9 metri. Serve solitamente molto forte. Bene Bulla. Palla per Allegri. Arriva Gallina in difesa, palla alta per Baggi, toccata dal muro nostro di Vieri, ancora, toccata ancora, c'è Bulla lì, palla per Gotti, tira forte, ma Baggi piazza bene le mani, dice di no, 22-18. Ancora Gallina al servizio. Ottimo, ancora Bulla in ricezione, palla per Allegri, gioca sulle mani del muro, questa volta Sara. Conquista il punto del 20-22. C'è Vieri ora al servizio. Forza ragazze, due punti. Forza Sara, il muro qua. Poggi Gotti, mi deve portare il punto del 22-21. Tienila Bobo. Ottima, ottima, via, 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 noi questo punto. Grandissima Sara Allegri e Gotti che sale in cielo e chiude con questo muro. Il punto del 21-22, lo voleva muro. Me l'ha fatto Gotti. Anche quello del pari ora. Sulle mani Poggi. Dai Chiara. 21-22, vediamo se non ci fa un ace Bobo. Bene la ricezione, perfetta. Baggi qua arriva, attacca, difende bene Pirro. Palla per Allegri, difende bene anche Carlasco. Palla ancora lì, fuori mano. Ancora una difesa nostra. In qualche modo, Botti, la manda già.
tocco di doppia ravvisato dal primo arbitro, 23-21. Peccato questo colpo di Sara. 23-21, servono loro. Allegri ci arriva, Piccardi in qualche modo la alza in 4, sarà Allegri la piazza, Gallina difende ma non riesce a tenere. Bellissima questa palla piazzata sulla linea, praticamente in zona 1, da parte di Sara Allegri per il punto del 22-23. Il servizio ora per Saragotti. Ma c'è... no, non c'è il time out. C'è il time out, non c'è il time out, non si capisce. No, no, confusione. Chiamato! C'è un attimo di confusione. È come se l'avesse chiamato alla fine. Perché si è interrotto tutto. 23-22. Se non c'è la si rigioca. 23-22, non capiamo cosa sia successo. E praticamente il tempo tecnico è stato chiamato lo stesso. 23-22. Non si è capito cosa è successo, però il secondo ha fischiato. Ritorniamo a giocare, forza Sara. Lì in uno, come piace a noi, tra Gallina e il libero. Tra Gallina e Gagliano. Gagliano riceve così e così, corre la palesatrice in bagger alta per Baggi, c'è Gotti. Palla per Allegri, picchia al muro, tiene ancora il primo tempo di picche, difendono loro in qualche modo, Baggi, c'è Bulla, arriva picche, palla per Allegri, e sì, c'è il tocco del muro, c'è il tocco del muro, 24-22. Che ritorna in campo con il suo servizio bomba Ravarini, esce con il numero 8 Cavaretto, entra con il numero 17 Ravarini per sfruttare la sua bomba al servizio. Ci siamo, vediamo come servirà. Ne ha sbagliati veramente pochi, ora penetrata, non forza tanto, c'è l'ace diretto, 25-22, 7 a favore di Carrasco, 25-22, ci risentiamo per il prossimo, a più tardi.
Ed eccoci di nuovo collegati in diretta per tutti gli amici di YouTube, la voce del vostro Tony Parise che vi tiene compagnia. Un attimo di pace e di calma. Eccoli là che riattaccano con i tamburi. Se non lo vuoi venire a suonare nell'orecchio, vedi. Ormai i tamburisti sono qua a un passo da noi, sempre più vicini, non so se lo fanno apposta o se vogliono farmi perdere la voce. 2-1 per Garlasco, 25-22 il terzo set, tutti i set tiratissimi. Palla per Garlasco, il servizio nelle mani della palleggiatrice Giroldi. Sempre più vicino. Sempre più vicini. Ricominciamo. Gotti, difendono bene loro. Palla alta in 4 per Gallina. Difende Bulla, picca e ci arriva. Appoggiamo la palla di là. Gallina ancora, Bulla è lì. La rigiocano loro. Ancora l'attacco di fuorimano, tiene il nostro muro con Gotti, in qualche modo la rigiocano, ancora da dietro, difende in qualche modo Rissetto, palla alta per Gotti, pallonetto, ci arriva il libero, palla in 4 per Gallina, il nostro muro tiene, Gotti anche, in un modo o nell'altro viene la manda di là, ci riprova anche la palleggiatrice di seconda, rigiochiamo noi, palla per Gotti, picchia sulle mani del muro. Il punto, Pavaretto stoppa Gotti, punto dello 0-1. Ah, se vengono ancora più vicini, no. Ed eccoci di nuovo qua, il pallone battuto dalla palleggiatrice di Carrasco. Sembra farlo apposta, si avvicinano sempre di più con i tamburi alla nostra postazione. Vogliono farci perdere voce e tempo. Bene Bulla ancora in difesa. Picche da 6, arriva Rissetto, pallonetto. Vai Bobo, bene così, la rigiochiamo noi. Palla per Pirro da zona 2. Difendono loro, ma c'è l'invasione di Gallina. È il punto dell'uno pari, palla nostra. Di Pirro, uno pari, ancora la ricezione ben eseguita, difende ancora bene Bulla, palla in 4 per Rissetto, picchia forte, Baggi difende ma la palla termina out, 2-1 per noi. Abbiamo ormai i tamburi attaccati sulle orecchie, la prossima volta lo mettiamo come zainetto. Pirro ancora che serve, 2-1. Sembra che vogliono infastidire noi più che le giocatrici. Ricezione così e così, palla alta, la difesa non arriva. C'è il punto del due pari. Con me c'è. Due pari. Il servizio nelle mani di Gallina. Ottima la ricezione di Pirro, alta in 4 per Rissetto, punto di Carlotta Rissetto. Palla in campo, non so come hanno fatto a chiamarla fuori, neanche con la fantasia di tutto il mondo. Ieri al servizio. Ora sulle mani li poggi Gotti, un paio di muri per allungarli. Bravissima Vieri, c'è la ricezione così così, il libero alza per l'opposto che a piazza su Vieri. Pensiamo anche noi, difendono loro, di nuovo Gallina, questa volta picche lì, palla alta per Gotti. Tiene ancora la difesa del palleggiatrice, arrivano loro, attaccano, c'è Vieri. Bene palla per Gotti. Ancora buono l'attacco questa volta di Favaretto che trova le mani di Poggi, ma la palla schizza via lungo la rete, tre pari, palla out.
servizio nelle mani di Carrasco. E arriva il servizio, il momento di Gagliano. Bene la ricezione, arriva a picche in qualche modo, parla per Gotti, difendono ancora loro col Giroldi. Palla alta in due, c'è ancora Piccheli, bene Bulla per Gotti, picchia sulle mani del muro, picche e copre, arriva il Rissetto, la piazza in uno, bravissima Carlotta, ottima anche Gallina in difesa, ci mandano la palla in bagher, picche, Bulla per Gotti, palla sul muro ancora, rigiochiamo, palla in bagher lunga di picche, questa era una doppia ma va bene così. Ancora noi, ancora la palla per Rissetto, troppo attaccata, c'è il muro di Cavaretto. Quattro a tre il punteggio, il servizio sempre per la giocatrice numero 5, Gagliano. La ricezione di Pirro, altrettanto bene il primo tempo di Poggi con l'invasione a rete da parte di Borrelli, e c'è il punto del 4 pari al servizio Gotti. Ora me li siedo qua, me li faccio sedere qua sti due col tamburo, almeno sono più vicini. Porco due, 4 pari Gotti, ma erano giusti, sono messi qui. Ricezione di Gallina sbagliata, ancora Baggi che appoggia la palla, rigiochiamo con picche per Rissetto e c'è il punto, 5 a 4. Beh, sembra che voglio andare a festi a me invece che al campo. Erano tre scalini sotto, sono arrivati fino a qua sopra. Gotti al servizio, 5 a 4 il punteggio per le ragazze della Rimont. Vediamo dove servirà Sara, se cercherà questa zona 1. Ancora bene la ricezione, bene il primo tempo, Gotti difende, Poggi alza, Rissetto l'attacca, la gira troppo questa volta Carlotta, 5 pari. Servizio nelle mani delle ragazze di Carrasco con la numero 8 Favaretto, la capitana. Ricezione, punto di Rissetto direttamente su ricezione, questi sono i colpi fortunati, questa è la pallavolo femminile. Rissetto 6 a 5, ora va al servizio lei, vediamo se cercherà la palla tra Gallina e il libero, cerca proprio Gallina, riceve la giocatrice, attacca da 6, Rissetto difende, picche ci prova in qualche modo, piano Giuliano, attenzione, 6 a 5, 6 pari il punteggio ora con Baccio. Baggi al servizio, ottimo la ricezione di Bull, modo Poggi la butta lunga, arrivano loro, palla dalla seconda linea da zona 1, difende Rissetto, palla alta per Pirro, picchia Pirro, palla per Pinaud, gira stretta la diagonale Martina, la palla non entra, 7 a 6 per Carrasco e sempre Baggi al servizio. Rissetto in ricezione, palla per Poggi, pallonetto, Borrelli in qualche modo la tiene, Gallina la piazza, teniamo noi con Bulla, eccola lì Pic, ci riprova di seconda, difendono loro, Gallina ancora, cade sulla palla sulle mani di Poggi, non riesce a chiudere Chiara questo muro, 8-6. Ancora Baggi al servizio.
out il servizio di Baggi, ci regala il punto del 7-8, una sola la lunghezza di vantaggio per Gallasco. Chiara Poggi che serve, tre scalini più in giù erano, sono venuti fino a su sopra a rompere la mina. Chiara Poggi che serve, 8-7, la ricezione è così così, corre il palleggio, palla in due, bellissima questa combinazione, funziona bene la palla di Girotti per Borrelli che da zona 2 mette il pallone per terra per il punto del 9-7, ed è proprio lei ora Borrelli che si appresta a servire. Bene Rissetto, corre Picche, palla per Pirro che la spinge in uno, difendono loro, ancora l'attacco da fuori mano da parte di Gagliano, questa volta la palla termina out per il punto dell'8-9. Devono fare gli ultras in piedi, se no dal signore se li porta via. Eccola lì Picche ora al servizio, 8-9. Vediamo Giulia se servirà qua in zona 1, eccola lì, perfetto. Ricezione così così, palla per Gallina in 4, c'è Bulla, rigiochiamo noi, forza Pirro. Palla spinta di Martina, rigiocano loro, c'è Rissettoli, palla alta per Gotti, punto! Sara Gotti da zona 2, non si fa pregare, 9 pari. Ora Picca al servizio, voglio un muro là ora. Gotti Vieri, un bel muro. Gallina riceve così così, colla la palesatrice, palla di nuovo per lei. Gotti la tocca, ma non la tiene. 10-9. Dopo il muro un tentativo di difesa di Pirro, non riesce ad arrivare sul pallone. La palla ora è per Giroldi. 10-9, un altro set punto su punto. Andiamo Giroldi, dorme come serve. Bene Bulla, Picche, palla per Pirro da zona 2. Martina gliela mette lì, nelle mani a Gagliano, e conquista il punto del 10 pari. È proprio lei ora che va a servire. Lì Gotti con le mani, voglio un muro in 4. Forza ragazze. Vediamo Pirro dove servirà. Bene la ricezione del libero di Garlasco sulla palla, attacco fuori, è fuori questa palla, è fuori questa palla. L'altra svista da parte del primo arbitro Alessandra Fiori, invitiamo ad andarvela a rivedere, ma l'abbiamo vista bene questa volta, la palla era abbondantemente fuori. 11-10. Ottima Bulla, palla nelle mani, primo tempo, difende questa volta bene il libero, palla alta per loro, teniamo con il muro, tiene la difesa di Rissetto, palla alta per Gotti, pallonetto, Baggi in qualche modo ostacola la difesa del libero, tirano loro, tocco del muro, palla che si impenna, prova l'intervento Pirro, 12-10, punto ancora per Garlasco. Ancora il servizio nelle mani della giocatrice numero 7 Gallina. Picchia forte ma Bulla è lì. Rissetto picchia forte anche lei, ma c'è il libero che la prende male il tempo. Sara prende male il tempo, Gotti regala questa palla facile da chiudere. 13-10, ma si riprende, forza ragazze, su. Ci pensa Gallina adesso, perché dopo il time out di Zanoni vediamo cosa succede. Ora ci fermiamo un attimino anche noi.
eccoci di nuovo in campo agli ordini di De Martino. Dopo il time out di Zanoni, 13-10 il punteggio, tra le lunghezze di vantaggio per Garlasco, con il numero 7 al servizio Gallina. Non dico niente. Ottima Pirro. E ottimo anche Cotti, ma c'è Gallina lì che difende. Palla in due, c'è Bulla, palla per Risseto, palla che tocca al nastro, difende ancora il libero di Garlasco, Gallina questa volta se la tira nella rete. 11-13 il punteggio e il servizio nelle mani delle ragazze di Zanoni, con il numero 9 si appresta a servire Alice Bobo, vieni, e torna in campo Poggi davanti in prima linea, là con Gotti, ora voglio un muro, forza Chiara. Un muro là in 4, Gotti Poggi. 11-13 il punteggio, eccolo lì, lì Gotti. Ah, non riesce. Non arriva Poggi, Gotti a 1, non riesce. 14-11. E il servizio ora nelle mani di Gagliano, con il numero 5, la centrale di Garlasco. Out, 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 era out questo servizio. Pirro prova l'intervento, tocca la palla, non riusciamo a rigiocare. 15-11 da qua su l'avrei battezzata fuori, ma va bene così, forza, si prende la prossima, forza ragazzi. Gagliani, Gagliano ancora al servizio. Out ancora questa volta al servizio di Gagliano, 12-15. E Gotti al servizio, adesso voglio tre punti di seguito qua. Uno sul servizio e uno di Poggi, a muro. Sulle mani Chiara, tre attacchi per Garlasco, palleggiatrice in seconda linea. Gotti servirà qua in uno, tra Gallina e Ancellieri. Su Ancellieri direttamente, primo tempo, non riescono, la teniamo, bravissime a tenerla con picche, la rigiocano loro, vediamo di nuovo palla alta in 4, c'è Rissettoli, ora te Carlotta, ora te Carlotta, palla che termina sul nastro, non ci è per niente amico il nastro di casa, la palla rimane nel nostro campo. 12-16 il punteggio, la palla non passa di Rissetto, era piazzata bene lì in zona 4. Ed è ora la capitana Federica Pavaretto che va al servizio. Palla di Rissetto questa volta in campo. Punto 13-17. Ancora noi con Poggi, difendono in qualche modo loro, tengono palla, rigiochiamo. Rissetto dalla seconda linea in palleggio, la giocano loro dalla seconda linea, tiene il nostro muro, in qualche modo la palla rimane di là, ma c'è il punto questa volta per le ragazze di Garlasco. Un pugno non prende più la volcano.
sparita proprio. È brutto, oddio, vedi. Aspetta, la stacco di qua, vediamo. Okay, sì. Interruzione, c'è stato un piccolo problema tecnico. Siamo sul 15-19, la partita è tutta lì, ancora lì. Entra Trevisol al posto di Picchi al servizio. 15-19 il punteggio. Vediamo Ambra dove e come deciderà di battere, ma pensiamo già di saperlo qua tra 1 e 2. È la sua zona preferita, invece no, si frega, batte lungo in 5, tiene il palleggio, tiene anche il muro di Vieri, recuperiamo con Bodo e questo fantastico muro, 16 a 19, tre lunghezze di vantaggio per Garlasco. Intanto per il Garlasco entrata con la numero 6 Elena Negri, ce lo siamo perso durante l'interruzione. Baggi ancora che riceve, palla alta per Gallina, Bulla è lì che difende, Trevisoli in qualche modo la tiene, rigiochiamo, palla per loro, palla dalla zona 1 per Gallina, difende Trevisoli, brava Ambra, ottimo l'attacco di Poggi, ancora Ambra, palla alta per Gotti che tira forte, difendono ancora loro, in qualche modo Baggi ce la manda di qua in palleggio, Rissetto ci arriva, palla per Pirro che la tocca di là, loro con Gallina, il muro di Gotti come l'avevo chiesto io. 17-19, brava Sara, così dai, due lunghezze, siamo lì, le possiamo prendere ancora, nulla è perduto, andiamo ragazzi. Arriva nel momento giusto questo muro di Gotti come l'avevo chiesto, adesso un altro. Dicevamo, è entrata Elena Negri, l'altro centrale. Vediamo se viene ancora il servizio di Trevisol. Loro dalla seconda linea, fortunato. Una volta Cavaretto colpisce il nastro della rete. La palla rimbalza e cade in campo. Esce di nuovo Trevisol, ritorna in campo Picche, nello stesso tempo l'allenatore di là fa uscire Favaretto con il numero 8, fa tornare in campo Ravarini con il numero 17. Il servizio è per la giocatrice con il numero 14, Giroldi, la palleggiatrice di Garlasco. Tre lunghezze, si può fare, forza ragazze, riprendiamo palla subito. A 7:20, tutto pronto per il servizio. Ormai c'ho i tamburini sulla schiena. Bene, Bulla in ricezione, palla alta per Gotti, c'è il muro. Nella subentrata appunto Elena Negri. 21-17. Vediamo che Zanoni chiede il cambio, entra con il numero 3 Fabini al posto di Saragotti.
temperatura 17. Bene la ricezione di Bull, ottimo ancora il primo tempo, in qualche modo difendono loro, Negri la manda nel nostro campo, palla per Pirro, out la palla di Pirro da zona 2, 22-17, hanno allungato 5 lunghezze adesso per Carpasco. Viene Bulla in ricezione, la seconda Rissetto, picchia forte Carlotta, elude il muro a due di Negri e di Ravarini e conquista il punto del 18-22. Ora Pirro proprio al servizio, Fabrini, Vieri, Rissetto, un bel muro lì adesso, forza ragazze, quattro lunghezze ci separano dal Garlasco. Ottimo il servizio di Pirro a scendere così davanti ad Angeleri che non riesce a ricevere, 22-19. Sulle mani Fabrini là adesso, voglio un bel muro, Fabrini, Vieri, voglio un bel muro, forza ragazze, vai Pirro, ancora il servizio lì in zona 1. Bello ancora il servizio di Pirro, palla alta, palla che tocca le mani, la testa, la faccia di Fabrini, in tutti i modi, ma rimane nel nostro campo, 23-19, e c'è il servizio ora nelle mani di Gallina, con il numero 7, Matilde, il suo attacco dai 9 metri, vediamo, palla che tocca il nastro, Pirro ci arriva. Palla per Fabrini, stoppata dal muro, rigioca Pirro, palla ancora per Fabrini, ancora tocco del muro, in qualche modo loro la rigiocano, ancora palla alta, in diagonale di Bacci, bellissima diagonale stretta nei 3 metri della ragazza col numero 21. 24-19. Bulla che difende, riceve bene ancora il primo tempo che funziona, non ci hanno preso una volta questa sera con questa palla veloce, brava Vieri, brava Pic, 24-20, un punto solo divide Carlasco dalla vittoria di questa partita, forza Vieri, tienila, si può fare, si può fare, sulle mani Poggi, la ricezione perfetta questa volta, l'attacco da parte della nuova entrata Ravarini da posto chiude il set 25-20, finale 3-1 per le ragazze di Garlasco. Bene comunque la compagine Rimont, ha combattuto fino alla fine e ha portato a casa un set, ma finisce così 3-1 per Garlasco. Brave comunque ragazze, ci vediamo noi con la prossima diretta, ricordiamo domani le finali territoriali Under 16 per le ragazze del Normac Group, ragazze Wonder domani faranno le finali territoriali Under 16, saremo in diretta anche da lì, dalle ore 17 o dalle ore 18, non ricordo bene, ma ci saremo. A domani, buona serata a tutti.